Il bottino preso di mira dai ladri è sempre lo stesso, le bici da corsa di un certo valore e purtroppo anche il negozio. Fuligni, giochi e sport in via Einaudi a Fano. I proprietari, svegliati nella notte intorno alle 4:30, si sono ritrovati davanti alla solita scena, un buco nel muro e la pedana a fianco inesorabilmente svuotata. Questo è il settimo furto che abbiamo subito nell'arco di 2 anni e mezzo. Non riusciamo a trovare dei sistemi per non far entrare le persone. Questi malviventi che nell'arco di 2 anni e mezzo ci hanno rubato più di 200.000 euro e purtroppo, non riusciamo a debellare queste persone. Questa volta però l'allarme è partito in ritardo e i ladri, con un lavoro certosino di circa 40 minuti, sono riusciti a portare via con tutta calma 6 biciclette. Altre 3 sono state rovinate con i calcinacci e, come l'ultima volta, sono entrati dalla finestra che dà sul tetto del negozio adiacente, dove anche qui non hanno risparmiato computer portatili, scarpe e vari capi di abbigliamento. Diciamo, sono entrati tenendosi bassi, molto bassi, e l'allarme non è riuscito a rilevarli. Le forze dell'ordine hanno avuto una segnalazione di un camionista che passava per strada e ha visto un movimento sospetto e gli ha avvisati. Loro sono intervenuti, ma già i ladri erano partiti. Prenderete ulteriori provvedimenti? Sì, diciamo che potenzieremo il nostro dispositivo d'allarme e vedremo poi in futuro cosa succederà. Se non riusciamo a proteggerci, siamo costretti a smettere il settore ciclo perché non possiamo andare avanti così. Una volta preso il bottino, i ladri si sono accorti che nel mezzo da loro utilizzato non c'era abbastanza spazio per caricare tutte le bici, così hanno deciso di lasciare a terra tutto il materiale che avevano rubato poco prima in altri negozi. 2 motoseghe e attrezzature varie rubate dall'ufficio di igiene ambientale di ASET SPA, dove hanno forzato anche i distributori automatici, e 2 sacchi contenenti pacchetti di sigarette merendine, arraffati invece in 2 aree di sosta della superstrada Fano Grosseto, una all'altezza di Lucrezia e una a Fossombrone Est in direzione mare. Qui hanno preso i bidoncini rossi, sistemati come al solito di fronte all'ingresso, li hanno svuotati e utilizzati poi per riempirli con la refurtiva. Hanno provato a manomettere la vetrata, in quel caso l'allarme una prima volta è scattato, è saltato, no? Poi è arrivato l'operatore che viene a fare il giro di ispezione e non ha notato nulla d'anomalo, evidentemente loro si erano nascosti o erano fuggiti. Poi successivamente è riscattato, però in quel caso sono riusciti ad entrare. E che cosa hanno rubato? Hanno rubato qui da noi non tanto, perché noi comunque svuotiamo quasi tutto la sera. Hanno rubato un po' di sigarette che erano nel portasigarette, e qualche bibita, qualche cingomme, caramelle, qualcosa da mangiare, e il cassetto della cassa fiscale dove ci rimangono un po' di spicci dentro per il giorno dopo. Ecco. Questa mattina avete fatto 2 conti per cercare di capire il danno economico? Quello poi lo faremo con l'assicurazione, vedremo successivamente, ancora non sappiamo di preciso la quantificazione del danno. Anche in questo caso le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso saranno utili agli inquirenti per ricostruire la serie di furti messi a segno e individuare i responsabili.